Buonasera, sono Luca Mauri, uno dei co-founder di Vetra Casevelle, insieme a Leonardo Terzi. Allora, Vetrab, piccolo preambolo, Vetrab è una società che si occupa di sviluppo software a 360 gradi con un focus principalmente su soluzioni web e mobile. E vantando io e Andrea bene 50 anni di esperienza di sviluppo software, abbiamo deciso di dare origine a Xenio, che è il prodotto di cui volevo parlare questa sera. Cos'è Xenio? Xenio è la piattaforma cloud-based per la progettazione e la pubblicazione di chatbot multicanale. Ho voluto appositamente evidenziare progettazione e pubblicazione, perché quando siamo partiti con l'idea di Xenio, la nostra idea è stata quella di realizzare uno strumento che si potesse distinguere dagli altri, non soltanto per la semplicità di utilizzo, tipica degli strumenti di questo tipo, ma soprattutto per la capacità di offrire quella potenza e flessibilità per creare chatbot anche complessi. Quindi con questa idea di base nella nostra testa abbiamo cercato di realizzare uno strumento che consentisse la progettazione di chatbot in modo completamente astratto dai canali di pubblicazione, ma allo stesso tempo potesse offrire la possibilità di pubblicare su più canali. Quindi questo è stato l'approccio che abbiamo utilizzato e che ha portato a quello che oggi è questo strumento, dove l'utente può sviluppare e creare il proprio chatbot senza pensare inizialmente al canale dove può andare messo online, ma semplicemente si può focalizzare sulla costruzione del flusso di conversazione e dialoghi con che il chatbot avrà con i propri utenti. Una volta che questa fase di progettazione sarà completata e verranno effettuati tutti i test tramite la preview interna allo strumento che consente appunto di testare il chatbot che stava facendo, subito la fase di pubblicazione, la quale consente di poter pubblicare praticamente con un solo click il chatbot su uno o tutti i canali secondo di quelli che sono configurati in un tipo solo. In pratica io decido su quali canali voglio pubblicare ciascun chatbot, configuro il canale. Una volta che il canale è configurato per la pubblicazione, ad ogni aggiornamento del mio chatbot è sufficiente cliccare publish e il chatbot viene aggiornato sui canali che sono configurati per essere online. Se voglio togliere un canale, viceversa, lo disattivo e il chatbot non è più pubblicato. I canali che sono disponibili su Xenio sono Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, siti web, Slack e API Channel. I primi 5 tutti. L'ultimo è un canale particolare che probabilmente possiede solo Xenio come piattaforma ed è un canale che consente di poter integrare, di potersi sviluppare una propria chat in un linguaggio qualsiasi che possa sfruttare però un chatbot disegnato con Xenio. Faccio un esempio: un cliente potrebbe voler sviluppare un'applicazione mobile in Swift per iOS piuttosto che in Java per Android, e usando il nostro canale API potrebbe appunto sviluppare tutta la UI, tutta l'interfaccia di dialogo del chatbot all'interno della sua app mobile, ma dialogando con tutto il backend, cioè il chatbot comunque è lo stato che gira con Xenio, tutta la logica e tutto il resto sta su Xenio. Un disegno completamente un'interfaccia nuova su iOS per esempio. Quindi, questi canali. I canali sono questi e lavoriamo anche per introdurre man mano nuovi canali. Lo sviluppo è iniziato giugno 2017. Ci tengo a precisare che è un progetto interamente strappato, come si dice in termini strappati, da Metrab. Quindi ci siamo autofinanziati anche sfruttando le consulenze che offriamo come società di software. Abbiamo fatto una beta di 2 mesi, una beta pubblica, dove però siamo anche
abbiamo seguito privatamente alcuni clienti per meglio narrare lo strumento. La beta è finita circa 8 mesi, quindi siamo online da circa 8 mesi. Tra l'altro, in particolare, la fine della beta e l'inizio, diciamo, del go live è accaduto proprio nel momento in cui c'era stato il famoso blocco di Facebook. Quindi abbiamo avuto poi la parte fuori in quel periodo, perché noi uscivamo dalla beta, avevamo anche forse annunciato, se non sbaglio, che c'era stata questa tragedia, per virgolette, di Facebook. Fortunatamente, essendo già molti canali in partenza, abbiamo avuto la fortuna di subire un po' meno il colpo, perché non avevamo che una piattaforma, ma avevamo al tempo, non c'era ancora WhatsApp, ma c'eravamo sicuramente Telegram, il sito web e Slack, che erano già operativi, quindi non siamo rimasti bloccati. Abbiamo avuto dei problemi perché comunque ha colpito un po' tutto, però diciamo che nel processo di acquisizione clienti iniziali, che poi ovviamente nell'ambiente quello che aspetti, è comunque riuscito a proseguire. Chiaramente Cielo, essendo un prodotto cloud based, software as a service, viene utilizzato per service, quindi gli utenti si registrano, c'è un account gratuito tramite la quale è possibile fare praticamente usare tutte le funzionalità che noi chiamiamo premium, sono quelle pagamento, sono disponibili anche nell'account gratuito. L'unica limitazione è che se uso queste funzionalità premium non posso pubblicare live e chat, ma posso comunque creare chatbot complessi e testarli in preview. Quindi quando ho visto, ho verificato la funzionalità, ho verificato le potenzialità, posso decidere di fare l'upgrade per il pagamento. Cioè, non uso le funzionalità premium, che sono le funzionalità più avanzate di integrazioni piuttosto che input particolarmente avanzati, posso comunque anche con la parte gratuita pubblicare fino a tutto. Come Xenio offriamo chiaramente anche consulenza per quanto riguarda sia l'utilizzo della piattaforma che la creazione di chatbot. Ci capita spesso che comunque i clienti contattino noi per la fase iniziale di creazione del chatbot, in casi magari dove hanno dei requisiti magari particolarmente complessi, o anche per utilizzare la piattaforma. Essendo una software house, abbiamo il vantaggio di poter offrire anche qualcosa in più a chi ce lo chiede, cioè a chi ci chiede integrazioni magari verticali particolarmente importanti, noi le possiamo offrire. Possiamo offrire, come per esempio potrebbe essere cioè l'esigenza di creare un backend di API perché si vuole che il chat interagisca con un gestionale interno per restare prodotti da utilizzare nel carosello, per esempio. Non siamo in grado di supportare il cliente per creare questo, diciamo, backend verticale che lo segno utilizza. Ultimo, ma non per importanza, e lo sarà ancora di più nel 2019, è che stiamo cercando di estendere Cielo attraverso partner e distributori. Abbiamo già qualcuno anche a livello internazionale, e questo è un lavoro che vogliamo implementare nel 2019, perché noi siamo comunque il prodotto, noi forniremo tutto ciò che serve per il supporto e le risorse per fare in modo che i distributori partner possano utilizzare Xenio per se stessi, per i loro clienti. Abbiamo visto già con quelli che abbiamo che è una soluzione win-win, perché comunque si guadagna entrambi. Tanto noi raccogliamo il feedback anche dei partner, quindi anche il prodotto cresce a suo volta. Due numeri, ad oggi sono numeri fino a ottobre. Abbiamo circa 150.000 messaggi scambiati al giorno. Messaggi sono diciamo le risposte che il chatbot dà quando l'utente interagisce con un chatbot. Quindi ci sono online circa 900 bot al giorno. Questo numero non è il totale dei bot che esistono, sono molto di più. Questi qua sono quelli online. Chiaramente, siccome la nostra piattaforma, quando si crea un account, non è focalizzata a creare un account collegando per esempio subito una pagina di Facebook. No, io creo un account e posso creare. Se per esempio la nostra piano starter consente 25 bot, posso fare 25 bot, poi li posso tenere lì e non collegare a nessun canale e lavorarci tranquillamente fino a quando decido di pubblicare. I nostri bot effettivamente presenti in piattaforma sono molto di più, questi qua sono quelli online, quelli sono associati a un canale e che sono quelli più o meno attivi, ciascuno con traffico dipende da come
poi l'utente che pubblica chat molto veicola e più o meno sono gestite 400 conversazioni all'ora. Il trend è fortunatamente si è creato in crescita da quando da maggio e contiamo di, sono ottimista comunque, di raddoppiare il prossimo mese di pochi mesi. Tra l'altro aggiungo, da quando abbiamo introdotto il canale WhatsApp abbiamo avuto a settembre un grande incremento di persone interessate a questo canale. Adesso passo la palla a Gianni. Allora, io sono Gian Andrea. Il grafico che stiamo vedendo adesso è la distribuzione attuale dei chatbot su Sage, quindi che tipo di chatbot sulla nostra piattaforma. Nonostante tutto, Facebook, come vedete, ha ancora una fetta importante, la parte web, soprattutto per certi tipi di chatbot, che è ancora molto utilizzato. La parte web sta crescendo tanto, sia grazie allo spavento che molti si sono presi quando Facebook ha chiuso, perché sono stati tagliati fuori da una certa linea di business e quindi hanno guardato immediatamente da altre parti, e grazie al fatto che cominciano a nascere certi tipi di chatbot molto più interattivi sulla pagina web. Non è più il chatbot che compare nella mia home page e mi dice ciao, cosa vuoi fare, poi vado su un'altra pagina e mi dice no, ciao, non sempre quello di prima. No, sono sulla pagina della maglietta e mi dice ciao, vuoi vedere se trovo quella della tua taglia? Perché è contestuale rispetto al punto dove mi trovo, cosa che col web è possibile fare. Da quando abbiamo introdotto WhatsApp è esploso, tanti fanno magari la copia del loro chatbot, diciamo, di marketing nella versione WhatsApp, visto che possono in qualche modo farlo velocemente, è possibile pubblicare un chatbot su più canali contemporaneamente, con determinati accorgimenti. Telegram continua ad avere la sua fetta, che è comunque legata anche molto alla gestione di gruppi. Su Telegram moltissimi sono gruppi tematici. Xenia supporta sia la discussione one-on-one su Telegram, sia la gestione del chatbot come entità all'interno di un gruppo, quindi che interviene o su parole chiave specifiche dette da qualcuno, o interviene a prescindere perché accede a tutto il testo che viene passato. Resta la fetta, la fettina di Slack e API, che sono a loro volta delle realtà molto molto verticali. Slack soprattutto per canali come team che fanno cose molto particolari, tipo la gestione degli appuntamenti, dei reminder e così via, sempre come chatbot messi, diciamo, in background, e canale BI, come ho detto giustamente, in realtà che vogliono fare cose molto molto personalizzate. Che tipo di chatbot vengono creati? Che tipo di chatbot vediamo che vengono creati in Xenia? Fondamentalmente la divisione, il grande mare si divide in chatbot di questo tipo, quelli che noi possiamo dire a percorso guidato, ovvero il classico chatbot che mi dà un'informazione iniziale e poi mi dice seleziona uno di questi pulsanti, prosegue, vai avanti, quindi cerco, offro, carrello, cose di questo genere. Oppure chatbot che possiamo definire realmente conversazionali. Il chatbot dà un'introduzione molto vaga ed è dato all'utente poi dare e fare la sua domanda come meglio crede, chiaramente con risultati diversi. Cosa vuol dire fare in Xenia un chatbot con un percorso guidato? Prima di tutto abbiamo un chatbot che è molto più immediato per gli utenti. In generale l'utente non deve capire cosa deve fare, perché noi gli stiamo dicendo puoi dire che sei pensionato, puoi dire che sei libero professionista, puoi dire che sei... Non ti devi diventare, devo capire che cosa devo rispondere o capire quali sono i percorsi con cui devo andare avanti. Sono più facili da controllare e verificare anche per chi crea il chatbot. Non tutti voi sicuramente avrete provato Xenia, ma non ho bisogno di farvi un corso per spiegare che cosa sta succedendo in questo diagramma. Il testo che vedete, ci sono tre pulsanti e su clic di uno dei tre pulsanti vado a tre argomenti diversi. Vederlo su uno schermo, un diagramma di questo genere, mostrarlo al vostro cliente è immediato. Succede questo, succede quest'altro, quando noi selezioniamo i diversi pulsanti.
per forza, difficilmente danno risposte vaghe e errate. Decidiamo noi dove cosa deve rispondere, a meno che non abbiamo sbagliato noi a costruire il nostro chatbot, è improbabile che dia delle risposte sbagliate. E di contro non offre una vera e propria conversazione. Noi stiamo interagendo con un sistema dove indichiamo delle risposte pre-costruite e abbiamo delle risposte immediate. Non consentono all'utente variazioni di percorso. A meno che nei vari passaggi noi non andiamo a disseminare i soliti pulsanti, torna indietro, torna alla home, ricomincia e così via, una volta che il nostro utente si è infilato probabilmente in un tunnel di una serie di domande, da lì non esce più. Potrebbe essere giusto e logico, se vogliamo profilare il nostro utente con 10 domande, probabilmente non vogliamo che se ne vada prima che finisca di rispondere. In altri casi potrebbe invece essere difficile per lui usare il chat. Ma si adattano ad alcune situazioni. Ci sono effettivamente delle situazioni che sono insuperabili con, usando semplicemente pulsanti o usando serie su serie di pulsanti. Il chatbot conversazionale. Chatbot conversazionale, diciamo che in generale è più vicino all'idea di chatbot, soprattutto che si fanno i clienti. Quando discutete sulla possibilità di creare un chatbot, il cliente subito si sta immaginando che risponderà che ha 9000, che ha coscienza, cose di questo genere. Diciamo che in generale si immaginano che sia super intelligente. Se ben costruito, consente un'interazione più naturale. Effettivamente è vero, se ho speso il tempo necessario a insegnare gli intenti necessari e di conseguenza le espressioni necessarie al mio chatbot per rispondere a determinati testi, ho la sensazione di fare una reale discussione con qualcuno, una reale discussione, un reale dialogo con un'entità sicuramente automatizzata, ma che mi sa rispondere a tono. Lascia all'utente la possibilità di muoversi liberamente con una serie di problematiche che però si porta dietro nel lungo termine, ovvero prima di tutto la contestualità che qua vediamo gestita con segni. Avete i pantaloni da donna? La risposta è sì, abbiamo i pantaloni da donna. La domanda successiva è: e camicette? Non sto più chiedendo di che tipo, stiamo parlando di camicie da uomo o da donna. Rimane il contesto, donna, allo stesso modo, ma in che taglia? Non devo più ripetere tutta la frase in che taglia avete i pantaloni da donna, ma viene gestito automaticamente il contesto all'interno della frase, all'interno di delle istruzioni. Allo stesso modo, la possibilità attraverso l'NLP di Xenia di gestire quelli che sono gli argomenti che vengono mancati di poco, ovvero nel momento in cui l'utente fa una domanda molto vaga, la possibilità di dirgli: guarda, non sono sicuro che tu voglia effettivamente fare i tuoi primi passi con la stampante, o collegare la tua stampante, o toglierla dalla scatola, o qualsiasi altra cosa. Però Setup My Printer, diciamo che copre più o meno tutti questi argomenti. Di contro, per questo tipo di chatbot andate incontro a chiaramente un maggiore impegno da disegno generale. Non è più così semplice disegnare chatbot, dovete gestire tutte quelle che sono le interazioni che vi aspettate che l'utente possa fare rispetto al vostro chatbot, e di conseguenza vanno presidiate le conversazioni e le frasi perse. Una volta che il vostro chatbot è pubblicato, che è disponibile, è necessario un lavoro di presidio, diciamo, delle conversazioni, ovvero una parte di conversazioni che vi consente di vedere in maniera univoca le conversazioni anche su diversi canali contemporaneamente. Se avete il vostro chatbot su Telegram, su WhatsApp, su Facebook, voi potete dialogare con i vostri utenti e vedere le conversazioni da segno come se si trattasse di un'unica interfaccia, e in qualunque momento potete vedere che l'utente ha detto: cercavo una camicetta blu ma non l'ho vista, mi sembrava fosse lì, e dire: ok, questa qua è una frase che possiamo aggiungere all'insieme degli intenti possibili e automaticamente fare il training dell'NLP e segni in questo modo. Questa cosa l'ho scritta allo stesso modo anche nel precedente, perché ma si adattano ad alcune situazioni, questo si applica in entrambi i casi. Allo stesso modo, ma si adattano questo tipo di chatbot ad alcuni panorami ben precisi.
Quindi, in linea di massima, chi vince? La risposta che ci siamo dati noi inizialmente era che nessuno dei due può essere definito il chatbot vincente. E quindi abbiamo deciso che Segno debba supportare la possibilità di realizzare tutte e due, anche contemporaneamente, che è la cosa più logica dal nostro punto di vista, cioè consentire di fare un chatbot dove in alcuni punti potete giustamente e logicamente utilizzare pulsanti e un flusso di questo tipo, e in alcuni punti è più corretto e logico utilizzare NLP. Abbiamo l'esempio di una banca dove il front del benvenuto è come posso esserti utile, e la banca offre 50.000 servizi, al contrario potrebbe creare dei servizi un po' difficili da capire per l'utente, che servizio è, servizio al credito, desk o altro, però l'utente dice aspetta, dove devo andare? Però in questo caso l'utente arriva e scrive ho smarrito la carta di credito, ok, adesso mi hai detto esattamente di cosa stiamo parlando, adesso posso infilarti in un tunnel in cui mi interessa sapere esattamente ma è stata smarrita, l'hai persa. Al contrario, se non gli dessi esattamente i pulsantini, probabilmente mi scriverebbe l'avevo lasciata sul tavolo e poi non so, penso di averla persa. Da lì, difficile ricostruire esattamente che cosa volevo. Consegno, per costruire questo tipo di chatbot avete a disposizione tutti i componenti standard, quindi i pulsanti standard, i pulsanti di email, phone, location, dove sono supportati sulle diverse piattaforme. Potete costruire un flow dinamico condizionale, che vuol dire che potete costruire chatbot dove potete dire che offro è visibile solo in alcuni casi, se schiaccio carrello vado al carrello solo se ho più di 50 euro nel mio wallet, altrimenti vado a fare un altro tipo di messaggio. Tutta una serie di input standard e custom che servono comunque, perché a un certo punto, anche se non volete utilizzare NLP, una mail, un numero di telefono, qualsiasi altra cosa la chiederete, o se vi serve sapere la partita IVA, di casa. Flow assoluti e relativi, quindi banalmente la go to, vai a questo punto, vai a quest'altro punto, torna indietro, posso dire torna indietro, torna sempre comunque la volta, o torna indietro rispetto al punto in cui trovi. Dall'altro lato avete a disposizione l'NLP di Xenio, è un engine NLP molto, molto avanzata, supporta multi entity, gerarchiche, vicinanze, sinonimi, multipli per entity. Potete avere un flow globale e locale, importante perché potete dire che il chatbot risponde a determinate risposte solo se si trova in una certa situazione, oppure a certe risposte risponde comunque. Io, aiutatemi per favore, deve funzionare dovunque il chatbot. Invece dirmi ma esattamente quanto pagherei di tasso di interesse, magari è solo per la sezione che mi trovo. Se preferite, Dialogflow, anzi, se poi vi piace aggiungere, potete aggiungere anche Dialogflow, che è completamente integrato in Xenio, in modalità anche multiagente, quindi potete scegliere più agenti contemporaneamente in più lingue, in Xenio lo potete integrare anche tutte le nostre social, c'è chi ha fatto queste cose, e potete avere anche VM Watson, integrato con più progetti e più workspace contemporaneamente. Non è una scelta o, cioè potete usare anche tutti insieme. Abbiamo avuto un caso in cui è stato usato il nostro NLP per capire di che lingua si stava parlando e poi si è passato all'agente giusto, alla lingua giusta dell'agente Dialogflow per capire invece quello che era l'intento. Quasi tutto. Altre cose che sono disponibili comunque per tutte avete operazioni primarie con variabili, quelle ci sono chiaramente perché avete a disposizione variabili, tab e così via, quelle ci sono senza che dobbiate scrivere codice. Se invece volete arrivare a scrivere codice fino a generare anche elementi che non esistono nella chat, quindi testo che vado a scaricarmi da un API e poi aggiungo due pulsanti sulla base del fatto che ho a disposizione un prodotto piuttosto che altro, avete la possibilità di scrivere usando JavaScript direttamente codice in punti più precisi di Xenio, dove avete a disposizione anche delle librerie specifiche di Xenio che vi consentono di accedere all'utente e alla conversazione. Accesso a contenuti dinamici, quindi creazione automatica di schede, di caroselle e così via, basate su feed, su API e così via. E tutta una sezione che avrebbe bisogno probabilmente di uno speech a parte, che è il takeover della conversazione da parte di un operatore. Quindi potete avere un team all'interno del vostro chatbot che accede a
alla parte di conversazione, qui potete dire faccio il takeover, quindi segno, smetto di parlare, subentra l'operatore, risolve il problema all'utente, ripassa la palla al chatbot nel punto in cui si trovava, oppure l'operatore dice no, mandamelo alla sezione di fatturazione, e lo manda automaticamente in quella zona. Alla fine di tutto poi potete, o soprattutto quanto, potete decidere di integrarvi con alcuni, questi sono alcuni dei nomi classici, SAP, Chip, SendGrid, Zoho, API, WordPress, potete avere il vostro blog che posta automaticamente il post su Facebook, cose fatte citare. Questo è il sito di Xenio, chiaramente siete benvenuti se volete iscrivervi, è gratuito. Potete utilizzare fin da subito tutto, quindi anche le cose premium, come ha detto giustamente Luca, sono disponibili immediatamente fin da subito. Questo è il gruppo Xenio dove io e Luca rispondiamo nel giro di pochissimi secondi a qualsiasi domanda. E questo non è nemmeno uno dei più complessi. Quindi diciamo che questa è un po' la panoramica del nostro strumento. Se a questo punto avete domande, lascio un attimo. La slide su cui avete parlato entrambi sulle proporzioni di adozione delle piattaforme riguarda chatbot installati in questo momento o il titolo diceva quelli che vengono creati, cioè parla del presente o di tutti i chatbot che si sono accumulati nel tempo? Questa era la fotografia attuale in proporzione di quelli che sono attualmente online. Noi non sappiamo in precedenza cosa il chatbot costruirà, quindi lo farà nel momento in cui questo è. In due mesi WhatsApp ha praticamente raggiunto web. Sì, è arrivato in prepotenza, infatti più della metà dei contatti che abbiamo attualmente riguardo a come posso fare poi la mail e i contatti li trovi sul nostro sito dove molti ci contattano direttamente, ormai più della metà sono devo fare un chatbot in WhatsApp, come posso farlo? Sì, perché non esistono queste piattaforme che hanno riguardo la complessità che permettono di fare questo. Quasi tutti i provider che noi offriamo, eventualmente abbiamo la scelta di tre provider diversi per poter agganciare Xenio a WhatsApp, hanno una sorta di sistema interno per le creazioni di micro, autoresponder, cose di questo genere, che non sono mai utilizzate, quindi alla fine arrivano a Xenio. Quindi c'è necessità di costruire dei chatbot molto più complessi, sono quasi sempre legati al supporto, al contatto con il cliente, al ricontatto del cliente, quindi problematiche del tipo posso, dato un codice di spedizione, posso collegarmi per quelli di dove è il pacco, servizi di questo tipo, tantissimo, anche forse più immediato, quando crea il numero di telefono rispondi, è ancora più immediato di quello. Le funzionalità comuni a tutte le piattaforme sono sicuramente testuali, quindi ricevere, mandare messaggi, immagini, bottoni, caroselli, cosa c'è di comune? Allora, rispondo. Sì, va bene. Perché la cosa che volevo dire prima e poi mi sono dimenticato di dire che effettivamente lo strumento aiuta nello sviluppo del canale. Cioè, ho detto, quando sviluppo non mi devo preoccupare del canale, assolutamente. Però mentre sviluppo lo strumento mi dice quando c'è una certa funzionalità e lo viene a fare che giocare a zero c'è soltanto su Facebook, cioè su WhatsApp, quindi io per ogni funzionalità visuale ho degli indicatori che mi dicono quale piattaforma è più supportata, quale ha delle limitazioni, quale non è supportata. Quindi io mentre punto il disegno so già che se aggiungo un elemento visuale so già dove vado a finire. Il vantaggio è che ho anche però la possibilità con degli switch condizionali di poter decidere di dirottare il mio flusso di determinati blocchi a seconda della piattaforma. Quindi ho comunque sempre due approcci possibili. Io posso decidere di fare lo stesso chatbot tre volte, faccio tre chatbot e ciascun chatbot è un canale.
posso decidere invece di fare un unico chatbot, lo lavoro all'internamente usando questi condizionali, ma poi è un unico chatbot e lo pubblico contemporaneamente su tutti i canali che voglio. Dipende dal tipo di chatbot, dalla complessità chiaramente che ci inserisco, però niente mi vieta di poter fare un unico chatbot complesso che va su tutte le piattaforme. E posso tranquillamente decidere che quando arrivo a un certo punto, se l'utente lo sta usando da Facebook, mi va a eseguire una certa serie di blocchi, se mi trovo WhatsApp eseguirà una serie di blocchi testuali e meno grafici. Questo è l'idea di massima. Le cose che sono integrazioni altro sono chiaramente disponibili su tutti, non c'è nessuna differenza. Su quelle che sono visuali, c'è anche cosa che succede, avete un indicatore legato a ogni singola piattaforma che dice che di qua non c'è o che di qua c'è un limite. Se io dovessi avere più numeri WhatsApp, lo devo pubblicare il bot, o più pagine Facebook, lo devo duplicare o posso pubblicare lo stesso bot su più numeri WhatsApp o su più pagine Facebook? No, in questo caso c'è un unico, ma è un limite, allora per Facebook è un limite proprio della modalità con cui Facebook ti richiama, che arriverebbe comunque su quel chat. Su WhatsApp dipende dal provider, potresti, per esempio, usare una callback unica per tutti, e quindi APIWA. Ok, forse con WhatsApp potresti usare una callback unica per tutti i chat, però a questo punto dovresti tu nel chat dire se arriva da questo numero di telefono fai una cosa, se arriva da un altro numero di telefono fai un'altra. In generale, sì. Una cosa sul numero grafico, sull'ultima slide c'è il grafico. Io sono obbligato a mettere tutto il flusso in un solo blocco grafico? No. Allora, l'infrastruttura di Xenio è una suddivisione che va a livello di chatbot generale. Ogni chatbot è suddiviso in comportamenti, che sono delle suddivisioni logiche che noi possiamo dare al nostro chatbot. Ad esempio ci può essere la sezione di recupero informazioni personali, la sezione di acquisto, la sezione di checkout. Non è obbligatorio, è una serie di suddivisioni logiche che io utilizzo per rendere giustamente più semplici questi blocchi. Quando io poi faccio spostare la mia conversazione da un blocco all'altro, posso fare riferimento a comportamenti diversi. Quindi questo è forse l'approccio più totale, faccio tutto il chatbot qua, se no posso fare come farei le funzioni, suddivido in tante piccole funzioni, con la possibilità poi di spostarle in futuro. Avete nemmeno, potete cominciare così e poi in futuro dire questo qua con tutti i suoi figli lo porta in un altro comportamento e questo si diventerà un link che porterà all'altro comportamento e poi in futuro semplificare. Questi chatbot sono in qualche modo diciamo stateless e possono essere usati solo per fornire informazioni, oppure in qualche modo possono anche acquisire conoscenza durante le conversazioni? Uno potrebbe usarli per fare dei sondaggi, o comunque potrebbero funzionare in modo che acquisiscono un'informazione da un utente, tipo non so, chatbot della TM, oh c'è stato uno che si è buttato sotto la metro, e allora quello dopo dice aspetta guarda che c'è uno che ha avuto un incidente. In questo modo lo possono fare o invece no, perché possono solo dire cose che hanno in una base dati fissa e quindi non... No, assolutamente. Allora, la risposta è duplice. Primo, esiste tutta una serie di funzionalità che vi permettono di in qualche modo schedulare rispetto ad eventi ben precisi o a tempi ben precisi l'invio proattivo, diciamo, di messaggi, quindi su un certo tipo di avvenimento, essere una modifica di qualcosa o un momento temporale o una chiamata esterna che potresti fare tu da una tua applicazione, scatenare verso il tuo utente un'informazione. E poi esiste chiaramente la possibilità di costruire qualcosa che funzioni esattamente come hai detto tu, cioè se un utente proattivamente dà un'informazione posso costruire qualcosa che accumula questa informazione e che genera un broadcast per tutti gli altri utenti. O per utenti ben precisi, poi costruiti un audience ristretta che è soltanto quelli che vogliono essere avvisati degli incidenti della TM, e quindi tutti vengono avvisati di questa informazione per farlo scrivere. C'è un
una domanda per slide. Attenzione. Come avete fatto a realizzare il Milano? Sì, 50 anni di esperienza, due cose sono servite in questo caso. Le chiedo alle vostre famiglie. Noi abbiamo sul sito due tipologie di comunicazione con i nostri utenti. Da una parte abbiamo integrato TalkTo, quindi è una chat che ci permette di gestire sia online sia offline. Dall'altra parte invece abbiamo un sistema di ticketing, di un help desk tipo Zendesk, ma non è Zendesk, ok. Con questi due tipi di approccio, di relazione con i clienti, chatbot vostro si può integrare? Sì, con Zendesk sicuramente, è anche uno dei progetti che stiamo affrontando adesso con un altro cliente, quindi la possibilità di creare il ticket piuttosto che avere informazioni riguardo al ticket e così via. TalkTo crea un collegamento diretto con una persona fisica. Sì, esatto. Okay. Sì, in questo caso sarebbe la possibilità di costruire un chatbot in modo che su un testo specifico o anche automaticamente in determinati momenti passi la palla automaticamente a un operatore. Come dicevo prima, è possibile avere un tot di persone all'interno del team del vostro chat. Cioè, quando ti iscrivi, sei una persona, tu puoi invitare altre persone a collaborare al tuo chat e puoi decidere che quest'altra persona, per esempio, può solo vedere la conversazione, non può modificare il flusso. Definisci che questa persona è un operatore e quindi avrà accesso alle conversazioni. Nel momento in cui da chatbot decidi di passare la palla all'operatore, lui si trova la conversazione attiva con la richiesta che l'operatore scrive e arriva direttamente dall'altra parte la risposta, con vari livelli di complicazione che possono anche essere, invece che 5 persone o 10 persone in un team, 5 dico che è gruppo finance, 5 dico che è gruppo IT, a seconda della domanda che per fare l'utente lo giro al gruppo IT di questo gruppo finance. E come viene integrato il Watson IBM, il servizio di assistant? C'è una sincronizzazione tra i workspace oppure è online, viene invocato online il servizio? La seconda che hai detto. L'utente che ha costruito, che ha definito il suo NLP in Watson, deve andare a recuperare il suo ID di workspace, sì, la sua API key. Noi passeremo tutto quello che noi, l'utente ha deciso di far passare, anche se a livello globale che locale, agli intenti, sì, definiti di IBM Watson, leggiamo la risposta e a questo punto l'utente può dire: rispondi solo se la confidenza di Watson è superiore al 90%, tutte le entity di IBM Watson, quindi su definito prodotto come chiocciola prodotto, diventano delle variabili all'interno di Xenium, quindi poi posso usarle per dire se l'utente ha detto che l'ombrello è verde, blu, rosso, e posso decidere di gestire io la risposta, quindi l'utente scrive una cosa, Watson mi dice che è andata bene, lo mando io a una risposta che ho definito in Xenium. Oppure posso dire che sia IBM Watson a prendere la palla e usare la risposta che ho definito di IBM Watson. Quindi ho definito sì, grazie per il tuo interesse, arriverà direttamente la risposta in sì. Stessa cosa avviene per lo stesso. Quindi sono due livelli di assistente, diciamo, di qua gestisco tramite Xenico, gestisco insomma le cose di più alto livello, probabilmente anche i canali di pubblicazione. Sì, è un'integrazione dove io vado a passare tutto quello che l'utente scrive e sulla base di quello poi posso modificare il flusso all'interno di Xenio. Abbiamo diversi clienti che avevano già costruito un flusso in Dialogflow con IBM Watson e si sono trovati molto meglio dove posso generare un certo tipo di visione poi di un certo genere da questa parte, quindi l'hanno integrato. Da una parte in IBM Watson piuttosto che Dialogflow costruiscono gli intenti, costruiscono tutto l'NLP e di qua costruiscono il flusso e l'interfaccia, la UI del loro chatbot. Per cui da voi non è
cioè non è possibile eventualmente aggiungere un nuovo intento e spararlo direttamente sul no, lasciamo, rimandiamo all'interfaccia che già c'è, che, sì, okay, bene, sì, che è quella di VMware. Vabbè, perché comunque costruire, vengono esposte le API, per cui uno... Cioè, sì, sì, volendo, sì. È stato definito che si potrebbe anche creare un'altra interfaccia per sì, adeguare intenti, entità, creare... Sì, allora... esiste una zona chiamata AI in segno dove vado a costruire gli intenti e tutto relativamente soltanto alle AI di segno. Poi esiste una zona di Watson e una zona di Dialflow. La nostra volontà sarebbe nel tempo poi di unificarle, di rendere trasparente per l'utente su quale engine sta lavorando. Per la nostra zona, per il futuro, per adesso sono tre entità diverse e demandiamo comunque allo strumento reale la costruzione di tutto quanto. Va sempre sui DM e WhatsApp, sì, quello aggancia. Come secondo me. Altre domande dopo?